Io adesso qua sto, come vedete, già nella parte finale di allegazione, quindi questo discorso riguarderà qualsiasi deposito. Ovviamente per prima cosa andremo a prendere l'atto, andremo ad inserire gli allegati specifici, quelli più importanti che si devono trovare dentro la busta principale. Qui ad esempio vedete ho sbagliato, ho messo la procura come allegato semplice. Faccio varia e cambio la tipologia. Continuo. Mettiamo il contributo unificato, tanto per completezza. Passiamo adesso agli allegati per creare la busta. Da adesso in poi li consideriamo tutti allegati semplici. Vi ricordo che tenendo premuto il tasto Ctrl SLVCT mi permette di caricarli tutti insieme. Questo è molto comodo. E faccio apri. Vedete, la statua della dimensione busta è 93,65. 93,65 significa poi una PEC di oltre 120 se non 130 mega, è troppo. Comunque così noi non possiamo mandare. Quindi che facciamo? Andiamo a levare un po' alla volta gli allegati, cioè non li togliamo ma li spostiamo dentro il deposito successivo, dentro la busta complementare. Seleziono il primo, faccio varia e qua dico mettimi questo nel complementare, confermo. Venuta la tascia gialla, ma la busta è 80,67, ancora è troppo. Quindi che vado a fare? Cambio anche questo, varia, pure qui deposito complementare, conferma 67,68, diciamo che stiamo oltre il limite, quindi ulteriormente vado a togliere anche quest'altro. Ed eccoci qui. Lo stima della dimensione busta è 54,7, troppo per il ministero, in realtà non troppo per il deposito. Abbiamo una busta principale di 54,7 e tre allegati che abbiamo tirato fuori dalla prima. Ma in questo modo io riesco a fare una busta, diciamo, più completa e quindi mi si ridurrà ulteriormente il numero dei depositi. Procedo con la creazione. Vedete che qua avrò questi avvisi, è molto probabile che superi, si consiglia annullare. Proseguiamo. Viene creata la busta, proseguo con la firma. Queste sono tutte operazioni che fate correntemente, quindi non è inutile andare a spiegare ulteriormente. A questo punto vado a creare la busta. Altro avviso, è molto probabile che la dimensione superi è proseguire. Sì, viene creata la busta e probabilmente due complementari in questo caso. Infatti, sono stati creati due depositi. Questo perché? Perché gli ulteriori depositi vengono spacchettati in automatico da SLPCT sotto i 30 mega, quindi ne avrò tre. In realtà io avrei potuto fare un'altra cosa, ma questo diciamo solo per i più esperti. Se io questi tre allegati, che sono da circa no, sono da 9 mega e mezzo l'uno circa, li avessi messi in uno zip e li avessi allegati tutti insieme. Quindi avessi fatto uno zip unico con i tre, che sarebbe venuto un po' meno di 30, avrei potuto in realtà bypassare il sistema, in qualche maniera obbligarlo a crearmi una busta di oltre i 30 mega anche sul complementare e cavarmela con due depositi. Però diciamo che questo è un po' un di più. A questo punto, se io proseguissi con l'invio deposito, avviso solido, e avrò la deposito principale 54,7, un complementare da 25,98 e un altro da 12,99, 15, 13 mega, 39 mega. Avrei potuto tranquillamente mandare insieme anche il secondo, però per adesso ci basta così. Grazie a tutti.